I can't escape you. Like a movie on repeat, the scenes just go on. I'm hearing your voice in my dreams. I wanna escape you. I really think I made a big mistake. I want you to know. I can't stand the thought of losing you. Tell me, do you think of me too? Every song just reminds me of you and it kills me. No, it was a mistake letting you go. Cause every song just reminds me of you and it breaks my heart. You're still here though we're apart. Don't tell me it's over. Tell me it's over now. Don't tell me it's over now. Don't tell me it's over. Cause every song just reminds me of you and it kills me. No, it was a mistake. Every song just reminds me of you and it kills me. No, it was a mistake letting you go. Cause every song just reminds me of you and it breaks my heart. You're still here though we're apart. Buongiorno amici. Oggi ci siamo svegliati in un posto spettacolare, siamo arrivati ieri sera e ci siamo goduti un tramonto indescrivibile, il sole rosso 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 di fronte a questo fiume che si chiama Kicking Horse. È un fiume dal colore blu intenso e tra l'altro è molto famoso qui perché ci vengono a fare rafting. Ci troviamo a circa 40 km di distanza dallo Yoho National Park. Fortunatamente in questi giorni il fumo si è un po' ridotto e quindi la visibilità è aumentata. La giornata è spettacolare, quindi speriamo di riuscire a vedere benissimo tutte le montagne perché adesso i panorami iniziano ad essere stupendi. Questa è la mini giornata di campeggio che abbiamo fatto. Buongiorno a tutti, siamo pronti per partire? Stiamo preparando, abbiamo lavato tutto e siamo pronti per qualche trekking. Mi dispiace non aver acceso la videocamera prima, dall'inizio. Però praticamente... è bello vedere come Danilo cerca di mantenere la calma nonostante le strade non sono al meglio. Ecco, le voragini. Facciamo il gioco, lo devi schivare... Schiva la buca. Non ha chiappato alta. Siamo quasi arrivati però. Oddio mio. Che formaggio vogliamo dare a questa strada? Un bel asiago o l'emmental? Questo van, a chi lo do? Non è che ce l'abbiamo fatta.
amici stavamo andando in direzione Yoho National Park, solo che lungo la strada abbiamo trovato un cartello di una famosa cascata che l'anno scorso noi non avevamo mai fatto, non avevamo mai sentito parlare. Allora abbiamo detto perché no, facciamo anche questa cascata. Quindi ci siamo fermati qui, andremo a vedere questa cascata e poi andremo nel cuore del National Park al Visitor Center per prendere la cartina. Amici, siamo tornati dopo un anno e mezzo nello stesso parco chiamato Yoho National Park. Lo Yoho è il primo che si incontra venendo dalla British Columbia ed è il più piccolo. È chiamato così perché questa parola deriva da una parola autoctona che significa stupore. Visto? Ha studiato la flecchia. Ha studiato. La catena montuosa dove ci troviamo si chiama dei Rockies. È una catena montuosa rocciosa e divide la British Columbia dall'Alberta. È la più famosa del Canada e ci sono quattro parchi nazionali principali, che sono il Banff National Park, il Jasper National Park, lo Yoho National Park e il Kootenai National Park. Due si trovano nella parte della British Columbia, che è lo Yoho dove siamo adesso e il Kootenai, mentre il Banff National Park e il Jasper si trovano nella parte dell'Alberta. Noi, ripetiamo, li abbiamo fatti tutti e quattro la scorsa estate, ma sono talmente tanto grandi, ci sono tantissime camminate, tantissimi laghi, che non basterebbe nemmeno un anno per girarli tutti. L'anno scorso ci abbiamo speso 15 giorni e quest'anno cercheremo di spendercene altri 10-15, sì, e fare cose che non abbiamo fatto. Quindi cerchiamo di usufruire i pass fino alla fine, perché esatto, scade tutto. Quindi oggi ne approfittiamo per fare delle brevi camminate, perché poi nei prossimi giorni ne faremo una molto impegnativa e non vi vogliamo anticipare niente, che è considerata una delle camminate più belle di tutti i Rockies. Però non vi anticipiamo nulla. No, niente, surprise. Ci dobbiamo preparare psicologicamente. Ci siamo fermati lungo la strada qui al Visitor Center, abbiamo preso una mappa e adesso Mara ci spiega un po' quello che faremo oggi. Noi praticamente abbiamo percorso questa strada, che è la Trans Canada Highway, la strada, una delle più sceniche, come abbiamo detto, e anche una delle più lunghe del mondo. E percorre appunto tutto il Canada da est a ovest. E al momento ci troviamo qui, quindi qua dove c'è il Visitor Center, e oggi andiamo a fare qualche camminata intorno alle mete principali di questo parco. La prima tappa è al Natural Bridge, poi ci sposteremo su fino all'Emerald Lake. Per prima cosa andremo a vedere questa cascata chiamata Hamilton e poi andremo a fare tutto il giro del lago Emerald, che è il lago principale del parco Yoho, chiamato così per il suo colore smeraldo. I never gave the key to you, even though I wanted to. I should be trying something new, but now my body's aching. I'm tired of dwelling in the dark, it's just that my heart can't take it. I didn't know what it would cost me when I let you go. I feel alone, and I'm just singing. Allora, mentre Mara mi aggiusta l'acconciatura perché dice che faccio ridere. Dai, c'hai... Siamo arrivati al Natural Bridge e questa non è neanche una camminata, è un parcheggio e siamo già davanti all'attrazione.
che ci siamo venuti anche l'anno scorso e adesso ve la facciamo vedere. E l'anno scorso noi siamo venuti intorno a settembre, non c'era nessuno. Quest'anno, pieno luglio, pieno di gente. Sì, proprio adesso siamo proprio nell'alta stagione, poi tutte le restrizioni Covid sono state eliminate, quindi insomma, pieno di gente. Si chiama Natural Bridge, che in italiano vuol dire ponte naturale, ed è a tutti gli effetti un ponte che passa sopra a questa cascata. Questa cascata ha negli anni, con la forza dell'acqua, creato una fessura nella roccia che ha formato questa struttura molto particolare. Guardate la fila delle macchine, poi arriva. L'anno scorso era deserto, completamente deserto, quest'anno invece. Guardate quante macchine il e parcheggio. Dove hanno parcheggiato. La gente sta andando a piedi, quindi mi sa proprio che dobbiamo tornare indietro. Questo è il lago principale dello Yoho National Park, l'Emerald Lake. Adesso vediamo, perché molte macchine stanno anche tornando indietro, quindi speriamo di essere fortunati. Però noi siamo un camper, Bus only. Bus lane. No, l'anno scorso. Però aspetta, vediamo che la gente sta andando via. Signora? Oggi siamo stati fortunati, siamo riusciti a trovare parcheggio proprio di fronte al lago. Nonostante ci fossero tantissime macchine, la fortuna è dalla nostra parte oggi. Quando abbiamo girato una macchina usciva e noi ci siamo sistemati, quindi qui è dove siamo e guardate le macchine che stanno cercando parcheggio, quante ne sono. E ora andiamo all'Emerald Lake. Per chi volesse fare qualche escursione con la canoa qui all'Emerald Lake, il costo per un'ora è di $75 e può portare un massimo di 3 persone. Allora, siamo arrivati all'Emerald Lake, noi abbiamo parcheggiato qui, ora andiamo a fare tutto questo percorso a piedi attorno al lago. Sono circa 5 km e 2, andate ritorno.
watch you as you drive. Do you know I'm looking? So we actually saw them here in the highway. Mm-hmm. Yeah, yeah, that's quite possible. Beautiful. Wow. And that's from the moose. Yeah, that's correct. Wow. These ones fall off every single year. Oh yeah? Really? But those ones stay on forever. Oh really? This one was naturally shedded. So yeah. You can tell from that the animal didn't die by giving. Yeah. Oh, that's nice. Yeah. Cool. Thank you. Thank you so much. Have a good one. You too. Queste, queste sono, sono i ranger del parco e le abbiamo viste che andavano in giro con questi due, con queste due corna, e allora gli abbiamo chiesto cosa fossero, se ce le faceva un po' vedere, toccare, spiegare un attimino. Quindi una era degli alci e l'altra invece è della capra di montagna. Hanno queste corna enormi che sono davvero particolari, e mentre le alci perdono annualmente la loro, le loro corna, le capre di montagna no. Quindi una l'hanno trovata per terra perché cade annualmente, l'altra invece l'animale era morto e quindi l'hanno presa, e a titolo istruttivo le fanno vedere in giro. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Abbiamo riusciti a completare tutto il giro del lago. Sì, erano 5 km, ma camminata, cioè proprio tranquilla. E siamo sinceri, siamo felici di essere tornati, perché l'anno scorso eravamo venuti in questo stesso lago, ma verso le 5, quindi verso quest'ora, e il colore dell'acqua non era così, e noi ci dicevamo, ma è Emerald Lake, ma di che? E invece oggi invece siamo stati fortunati, perché c'erano le giuste condizioni e l'acqua è veramente verde smeraldo, colore spettacolare, quindi siamo contenti. Ne valsa la pena.
Ciaci! Siamo super contenti di essere tornati in questo lago perché l'anno scorso non era così bello. Sarà che siamo arrivati in un orario magari dove i colori non erano al 100% verdi, colore smeraldo, però ne valsa veramente la pena tornarci un secondo anno. E siamo anche stati molto fortunati perché il fumo è completamente scomparso. Quindi non si sa se è solo per oggi o definitivamente. Io mi sono un po' ricreduta, molte volte Danilo mi dice mi piacerebbe tornare in quel posto, però io tutte le volte gli dico ma a me non mi piace tornare nei posti in cui sono già stata. Invece oggi mi sono davvero ricreduta, perché se non fossimo tornati a rivedere questo Emerald Lake, avevo semplicemente il ricordo di un colore che non era effettivamente quello che era nella realtà. A volte vale veramente la pena tornare nei posti in cui si è già stati.